Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi torniamo con la sesta lezione di archeologia e storia dell'arte romana. Andiamo avanti con il foro romano e vediamo il Lacus Curtius. Questa è un'area che si trova ad un livello più basso della pavimentazione di Augusto e che ha conservato parte della pavimentazione dell'età di Cesare e di quella ancora più antica, in tufo. Vediamo un basamento circolare aperto al centro, che forse era la base di un pozzo. Più ad ovest ci sono due incassi rettangolari che probabilmente erano basamenti di altari. Certamente si tratta del Lacus Curtius, sul quale ci sono state tramandate diverse leggende. La prima narra del capo sabino Metius Curtius, che durante la guerra contro i Romani cadde da cavallo in questa zona che era impaludata. Un'altra ci racconta invece di Marcus Curtius, un romano che si sarebbe sacrificato qui in seguito ad un oracolo, gettandosi in una voragine. Però gli studiosi ritengono più probabile la versione di Varrone, il quale spiega nel De Lingua Latina che il nome Lacus Curtius fu dovuto al console del 445 a.C., di nome Caius Curtius, che avrebbe fatto recingere un luogo colpito da un fulmine, per ordine del Senato, perché ritenuto luogo sacro. Di una delle due leggende invece rimane questo rilievo, che fu scoperto nel 1553. Quello che vedete nel foro è un calco, perché l'originale in marmo greco è conservato nel lapidario capitolino. Sappiamo che il rilievo appartiene all'età repubblicana, poiché sul rovescio è incisa una iscrizione che si è visto è stata aggiunta in seguito, ed è l'iscrizione di Surdinus, il pretore che in età augustea fece dei lavori nel foro, che abbiamo visto a proposito del comizio nella scorsa lezione. Di solito si tende ad interpretare questo cavaliere come Marcus Curtius, ma forse non è da escludere che possa trattarsi del capo sabino. Vediamo ora il Tempio della Concordia. Ci troviamo ai piedi del Tabularium, e quindi ai piedi del Campidoglio, e a nord del Tempio di Vespasiano, che vedremo più in là. E vediamo i resti di un podio molto grande che poggia proprio contro il Tabularium. L'identificazione di questi resti con il Tempio della Concordia è sicura, anche perché compare nella grande pianta marmorea di Roma di età severiana. La fondazione, iniziata secondo la tradizione nel 367 a.C. da Camillo, il vincitore di Veii e dei Galli, doveva celebrare la fine delle lotte tra i patrizi e i plebei, conclusesi con le leggi licinesestie proprio di quell'anno. Ma gli archeologi, in particolare Filippo Coarelli, sostengono che sia più probabile che il tempio risalga al 218 a.C. e che sia stato costruito dal pretore Mallio, perché a Roma l'uso di divinizzare le virtù astratte come la concordia inizia solo alla fine del IV secolo a.C. e quindi il culto dedicato da Camillo sarebbe l'unica eccezione prima di quell'epoca. Però non c'è nessun elemento che possa dimostrare che il tempio sia più recente. Poi ci fu un restauro nel 121 a.C. del console Lucio Opimio, dopo l'uccisione di Gaio Gracco. Ricordiamo che Opimio era un nemico di Gracco e che scatenò una violenta repressione dei suoi sostenitori, e quindi è quasi come se avesse voluto riaffermare una concordia, stavolta nata dalla repressione nel sangue della fazione graccana. Poi ci fu un altro restauro di Tiberio tra il 7 a.C. e il 10 d.C., l'anno in cui il tempio fu di nuovo inaugurato. Tiberio, che poi divenne imperatore nel 14 d.C. Il tempio è importante perché qualche volta vi si riuniva il Senato, ed inoltre avvennero qui degli episodi noti. Infatti Cicerone vi pronunciò la quarta catilinaria, e sotto l'imperatore Tiberio il Senato vi condannò a morte Seiano, il quale era prefetto del pretorio e aveva cercato di usurpare il potere dell'imperatore. La sentenza fu poi eseguita nel carcere. La forma attuale della cella è quella dell'ultimo rifacimento ed è molto più larga che profonda a causa dello stretto spazio a disposizione. Con questo rifacimento ci si è espansa ad occupare l'area della precedente Basilica Opimia, costruita anch'essa da Lucio Opimio nel 121 a.C., che si trovava a nord del tempio. La cella era preceduta da un colonnato esastilo e su quello che rimane della sua soglia è inciso un caduceo, insegna degli ambasciatori e dunque simbolo di pacificazione. Tiberio trasformò l'edificio in un museo, riempiendolo di statue greche di suo gusto. Un catalogo di queste opere ci è stato trasmesso da Plinio il Vecchio nella Storia Naturale.
Una parte della trabeazione del tempio è conservata nel tabularium, mentre questo capitello della cella, corinzio con raffigurati quattro coppie di montoni, si trova nell'antiquarium del foro. Vediamo adesso la Basilica Fulvia Emilia. Prima di tutto, che cos'era una basilica per un romano? Noi la intendiamo come una chiesa, ma l'edificio cristiano che conosciamo noi ha mutuato la sua forma da questi edifici romani, che non avevano funzione religiosa, bensì civile. Infatti, in quanto spazio al coperto, venivano usate per ricoprire le funzioni che erano proprie del foro durante la cattiva stagione. Quindi vi si svolgevano i tribunali e le attività economiche. Per quanto riguarda la forma, erano spazi ampi, lunghi, a pianta rettangolare, il cui interno era diviso in navate per mezzo di colonne o pilastri, che sostenevano la copertura. La necessità dell'illuminazione era risolta ponendo la navata centrale ad un piano più alto rispetto alle laterali, e questo permetteva l'apertura di ampie finestre nella parte superiore. Si è discussa la provenienza del termine basilica. Qualcuno pensa che esso derivi da Stoa Basileios, il portico regio dell'agorà di Atene. L'agorà era un luogo di incontro e di mercato delle città greche. Però è probabile che questo termine greco sia in realtà una ellenizzazione del termine latino Atrium Regium, un edificio che le fonti antiche ricordano nel foro e che sembra da ricollegare con la vicina Reggia, la casa del re. Cioè, è possibile che il termine basilica possa essere stato mutuato dalla vicinanza di un edificio del genere con l'Atrium Regium. Tra l'altro, come spiega Mario Torelli, un tempo sorgevano numerosi atria nel foro e se ne conosce anche uno sul Campidoglio. Questi atria erano veri e propri atri, come quelli delle case romane, ed erano sedi di transazioni mercantili o di cerimonie religiose o di uffici amministrativi. Ad esempio, l'Atrium Libertatis era l'antica sede dell'archivio dei censori e forse era così chiamato perché in origine era un luogo destinato alle manumissioni degli schiavi, ovvero quelle procedure con cui un padrone proclamava libero un suo schiavo, che diventava liberto. Gli atria erano inoltre fiancheggiati da botteghe. Questi atria poi furono in gran parte sostituiti nel secondo secolo a.C. dal nuovo tipo edilizio, che è appunto la basilica. E secondo Mario Torelli questa sostituzione non è casuale. Tutto questo collegamento tra basilica e atrium è una ipotesi ormai abbastanza accreditata. Si pensa in genere che il tipo di edificio sia comparso dopo la Seconda Guerra Punica, però siccome Plauto menziona una basilica in commedie datate prima della costruzione della Basilica Porcia, è possibile che la prima basilica fu costruita nella seconda metà del III secolo a.C. La Chiesa romana poi, come abbiamo detto prima, usò questo stesso tipo di architettura ed anche l'abside delle basiliche cristiane è un elemento romano, poiché era la nicchia nella quale veniva messa la statua dell'imperatore.